tryna get behind the wheel, but only one rider. I chef Bill got me swimming like a diver. Tank let go, I got fans in Okinawa. My heart to Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. They just showered the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Riprendi, quindi non è quello che mi giuro. Wasn't it a cigarette, stick on my regards, but regardless I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad cause a $250,000 on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. Andamento di questo tipo, quindi qui è più alto e poi va sempre più a scendere, poi risale leggermente. Per il fine sera appunto la poligonale, più 100, 300, 400, più c'è appunto la portata, questo è il sistema particolare. Allora, buongiorno a tutti, noi iniziamo, passo immediatamente la parola a Leonardo, prego Leonardo. Personalmente di rappresentanza delle classi coinvolte nel progetto ringrazio tutti i partecipanti alla manifestazione che ci hanno permesso di fare questa esperienza professionale. Grazie a tutti. Grazie Leonardo. Adesso molto velocemente chiami? Madalyn Placinta. Non lo so pronunciare, l'ho chiesto a lui. Ci racconta molto velocemente quello che avete fatto nella fase del rilievo topografico. Come prima cosa ci siamo recati sulla zona di interesse con gli strumenti, delimitando un'area di interesse, realizzando una poligonale chiusa
delimitata da quattro vertici. Da questi vertici, grazie ai nostri strumenti, abbiamo preso altri punti di interesse per la realizzazione di miglioramenti sulle varie di interventi sui vari su ad esempio la fontana che si trova proprio all'entrata del parco del Buffero, che con un unico accesso delle scale abbiamo pensato di fare attraverso i rilievi, dice, abbiamo calcolato la pendenza del terreno, abbiamo pensato di creare una rampa con l'ingresso anche per non vedenti e con una mappa tattile della zona. Un'altra area di interesse è stata quella del vialetto in fondo al parco, che con dei miglioramenti creando delle zone di ristoro anche per magari i bambini, che con quindi giostre per il divertimento. E quello solo dicono loro. Va bene. Grazie. Bravo. Si dice molto velocemente la parte progettuale, prego. Buongiorno. Allora, noi insieme ai nostri docenti abbiamo effettuato vari sopralluoghi al Parco del Ninfeo e da lì abbiamo individuato tre zone. Queste aree sono state individuate pure per non intaccare magari il paesaggio del Parco del Ninfeo e pure per una questione economica, per avere delle minime spese. E poi abbiamo, sulla base di questi rilievi, abbiamo effettuato un lavoro con AutoCAD e abbiamo fatto il rendering del progetto e infatti è illustrato nei nostri pannelli. Allora, io solo prendo un attimo la parola per salutarvi, ringraziare tutti. Naturalmente un grande ringraziamento a tutti i nostri ragazzi che hanno lavorato così bene e anche ai professori, la professoressa Gusmano e il professor Gobbi, il professor Pellione, Mariani e il professor Pini, mi scuso se ho dimenticato qualcuno. Grazie, arrivederci a tutti.